passaggio di sali, come vedete, a Bergamaschi, il centro, Bordon, un colpo di testa un po' fortunoso, Superchi cerca di rimediare, il pallone va in gol, qualcuno dice che si può chiamare autogol, ma via, è tutto di Bordon, se non avesse saltato lui. Ed ecco il fallo dell'ala destra Trevisanello su Scala, che Bergamo ha pulito con il rigore, e naturalmente Bordon fa la doppietta, un gran tiro, niente da fare. Poi il terzo gol è di Bergamaschi su un'azione impostata da Del Neri, passata bene da Iorio, qui sono ancora le scene di esultanza che vedete, e il gol che mette al sicuro. Ecco dunque il tiro di Bergamaschi, e anche questa volta non ci può fare niente su Berti. Infine Iorio, che il gol se lo era meritato anche con questo passaggio. Iorio ha segnato 6 gol quest'anno in Serie A, quanti ne ha segnati Rivera, quanti ne ha segnati Antonioni, l'avete visto, anzi state per vedere. Ecco qui Del Neri che passa, ecco Iorio come insiste bene, resistendo un po' a tutto, alle cariche, agli sgambetti, agli urtoni, va via, un gran tiro, il gol, tutto a posto, l'esultanza è sua, anche se Superchi, vedete, si dispera. Questo Foggia adesso spera ancora in un punto domenica Ventura, perché la sua differenza reti è molto pesante, ma chissà, certamente dopo la 3 giorni tutto può accadere.